la nuova visione della rete è online. Più scelta. Più contenuti. Più territorio. Il 28 ottobre nasce Canale 74, TV, web e social media. Nasce la comunicazione del domani. Nonostante Renato Schifani, ex presidente del Senato, ha detto che la base del partito rimarrà nell'NCD nonostante la fuga di Dalì, c'è chi fa notare che a poco il partito si sta disgregando, in particolare dopo le fibrillazioni di Scopelliti in Calabria, dove sono stati sospesi tutti i circoli di Alfano, pronti a riorganizzarsi sotto l'egida del Cavaliere. In Sicilia il dibattito è apertissimo all'interno del nuovo centrodestra e presto gli effetti potrebbero diventare devastanti per il ministro dell'Interno. In provincia di Ragusa Forza Italia riorganizza il suo assetto territoriale, ma dovrà tenere conto in debita considerazione un possibile ritorno di alcuni ex, quali l'onorevole Nino Minardo, che non rinnega il suo trascorso politico alla corte di Silvio Berlusconi. Il senatore Giovanni Mauro, leader del partito di Berlusconi in provincia, conferma probabili ritorni. Che in provincia di Ragusa ci possono essere dei pensamenti o dei ripensamenti o delle posizioni in questa direzione, credo che possa essere probabile, nel senso che è un dibattito che complessivamente si sta ponendo in molti settori dell'NCD a livello nazionale. Non mi meraviglio che ci siano settori molto più ampi che stanno ragionando per cercare di aggregare più che disgregare, trovare più gli elementi di condivisione che quelli della differenziazione. L'area era destinata allo stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi, al deposito di migliaia di bombole contenenti GPL, nonché all'allevamento illegale di bestiame. La Guardia di Finanza di Ragusa ha individuato nelle campagne di Modica una vasta area destinata proprio a deposito abusivo. La ricognizione della zona ha permesso di rilevare che l'intera area era destinata a discarica abusiva. Infatti sono stati rinvenuti mezzi e materiali pericolosi in evidente stato di abbandono, tra cui 50 automezzi tra camion, autovetture, trattori, furgoni, mezzi agricoli, oltre 200 pneumatici, olio esausto, rifiuti ferrosi. L'attività ispettiva ha permesso di rilevare l'abusivo allevamento di numerosi animali, decine di bovini e suini destinati con molta probabilità alla macellazione illegale, i quali circolavano liberamente tra i rifiuti abbandonati. I titolari della discarica, illecitamente istituita, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria di Ragusa. La Corte dei Conti ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'amministrazione di Ispica per un danno erariale in seguito al dissesto dell'ente. È il procuratore Guido Carlino ad aver avviato la procedura, notificandolo al Comune. Noi ve la mostriamo. Sotto la lente di ingrandimento del consigliere di opposizione anche un nuovo mutuo, quello da 5 milioni e 100 mila euro, contratto dal comune di Ispica nelle scorse settimane. Per il nuovo centrodestra replica Monaca, sostenendo che quel mutuo è semplicemente un'ancora di salvezza che lo Stato mette appositamente a disposizione dei tanti enti dissestati. 70 lavoratori sono senza stipendio da 9 mesi, sono quelli del centro di prima accoglienza di Pozzallo. Da 9 mesi reclamano le loro spettanze. La prefettura avrebbe già trasferito i soldi ai lavoratori del comune di Pozzallo, ma da Palazzo La Pira però non si procede alla liquidazione. La tensione tra i dipendenti, che hanno manifestato stamattina davanti la sede del municipio, sta crescendo. Hanno chiesto un incontro con il sindaco per conoscere i motivi di questi ritardi nelle erogazioni delle loro spettanze. La loro protesta si è anche aggiunta a quella degli operatori del CSR. Anche loro reclamano pagamenti. Il sindaco però non c'è, è volato in America in occasione delle celebrazioni del Columbus Day. Le celebrazioni però della protesta a Pozzallo proseguono. Scende il prezzo del petrolio, siamo ai livelli del 2010, ma alla pompa il consumatore non trae alcun vantaggio. Come riporta oggi il Quotidiano di Sicilia, nel 2010 un litro di benzina costava 1,3 euro. Secondo l'associazione I Consumatori, i petrolieri però intascano ogni anno ben 285 euro in più. Secondo la denuncia dell'associazione, la benzina dovrebbe pagarsi ai livelli del 2010, invece continuiamo a pagare un litro di senza piombo a 1,70, di cui 0,73 di accesso
accise, 0,21 di IVA. Paghiamo 0,42 centesimi più del dovuto e di questi 0,17 centesimi al litro se lo intascano direttamente i petrolieri, senza che nessuno intervenga. Secondo gli esperti, per 15 piene all'anno in media ci sottraggono 285 euro. Le aziende petrolifere si difendono, puntano il dito sulla pressione fiscale, il solito cane che si morde la coda, ma ad essere addentato è sempre il solito destinatario, il consumatore. Cura dimagrante per gli incentivi alle assunzioni, dal prossimo anno ne scompariranno due e uno nuovo verrà introdotto ma con effetti ridotti. Relativamente alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio del 2015, vanno in soffitta gli incentivi contributivi alla legge numero 407, i 3 anni di sgravio al 50% sulle assunzioni di disoccupati, del 100% al sud e alle imprese artigiane. Il nuovo incentivo sarà operativo un solo anno, ossia sulle assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre. Agevolerà esclusivamente le assunzioni stabili, cioè quelle con contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione dei contratti di apprendistato e di quelli domestici. In fondo si è sempre saputo che le donne hanno una marcia in più rispetto agli uomini. Le giovani di oggi sorpassano i loro colleghi per competenza e determinazione nel raggiungere i risultati. Questo però purtroppo vale fin quando si rimane dentro le aule dell'università. Le laureate italiane, infatti, più brave dei loro colleghi uomini, continuano a faticare sia per entrare nel mondo del lavoro che per proseguire il loro percorso professionale. Per quanto preparate, le ragazze laureate non riescono ad avvicinarsi ai livelli di guadagno e di carriera degli uomini. Tutto ciò lo dicono i dati del Centro Studi e Ricerche Bachelor. I dati sono chiari: le donne si laureano prima e con voti più alti. Il 42% circa si laurea con 110 e lode, percentuale che scende al 35% tra gli uomini. Gioventù, istruzione e sport sono i temi caldi del nuovo invito europeo relativo al programma Erasmus. La Commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare proposte valido per il 2015 sul programma Erasmus, cioè il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il programma si occupa di finanziare progetti nell'ambito dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, compresa l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore, l'istruzione internazionale e la formazione professionale. La SEA Shepherd Global ha attraccato a Siracusa con il trimarano Brigitte Bardot per la sua campagna in Italia. 09 Web TV ci ha raccolto le curiosità. Sentiamo. Andrea Morello, presidente della sezione italiana di Sea Shepherd Global. La sezione italiana è stata fondata nel 2010. Andrea, potresti farci un'introduzione di quello che è Sea Shepherd Global, quindi come organizzazione internazionale, e poi nello specifico entrare in quello che è la sezione italiana che tu rappresenti? Certo, Sea Shepherd è un'organizzazione che da 37 anni difende, conserva e protegge le specie marine in via d'estinzione e difende gli ecosistemi marini e la loro conservazione in tutti gli oceani del nostro pianeta.